Leonardo Tosoni. Eccoci qua. Ciao Leo. Ciao. Quanti anni hai? Purtroppo 41. Da quanti anni siamo a startup? Startup da 4 anni. La tua esperienza precedente? Esperienza precedente nella comunicazione visiva. Io vengo dalla. Sono un art director pubblicitario, trasformato in art director creativo e innovativo. Come te la cavi con i pitch? Ma lasciamo dirlo a loro, magari. Va bene, ci bocca al lupo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Leonardo Tosoni, sono l'art director di Skylab Studios. Oggi vi presento una cosa un po' diversa da quella che presentiamo solitamente. Innanzitutto siamo due aziende, Skylab Studios e Valni. Skylab Studios è un'agenzia che fa comunicazione e innovazione. Valni è un'azienda che fa manufacturing. Quello che presentiamo oggi noi è un qualcosa che noi riteniamo innovativo. Abbiamo accettato subito di partecipare alla call delle Olimpiadi e abbiamo pensato di immaginare uno strumento da poter utilizzare immediatamente, uno strumento che possa essere utile alle Olimpiadi a promuoversi in un modo diverso rispetto agli altri. Quindi, come vedete, oltre alla slide, noi ci siamo portati un aiuto. Lei si chiama Mona Lisa, sicuramente l'avete riconosciuta anche da lontano. Ed è proprio da questo che vogliamo partire. Noi partiamo dal presupposto che vogliamo utilizzare tre cose fondamentalmente. La nostra Italia e soprattutto Roma è famosa per tre cose. La prima è la storia. Oltre il 70% del patrimonio culturale mondiale risiede in Italia. L'altra è la bellezza. Siamo famosi in tutto il mondo perché produciamo e facciamo cose belle. Cose buone. La terza ancora non è ancora molto utilizzata, ma è l'innovazione. Sono sicuro che diventeremo molto forti nell'innovazione. Abbiamo immaginato una serie di prodotti, come questo qua, dove l'alta manifattura italiana viene messa in evidenza. Ma viene messa in evidenza insieme a dei partner importanti. Per lanciare un'Olimpiade è necessario avere dei testimonial che possano raccontare l'esperienza degli Olimpiadi. E in Italia noi abbiamo pensato, ne abbiamo tantissimi testimonial, nello sport non siamo fortissimi, ma ci sono tanti testimonial e non ce ne eravamo resi conto. Una è lei. Esistono oltre 2 milioni in tutto il mondo che possono parlare delle Olimpiadi e è quello che abbiamo fatto noi tramite un'innovazione che si chiama realtà aumentata, scaricando l'app ufficiale di Roma 2024, la cosa che si farà semplicemente andare al Louvre, a casa loro, inquadrargli la Mona Lisa e lei ci racconterà quanto invece è bello venire in Italia, quanto è bella Roma e lancerà un video inserito proprio all'interno della cornice che rappresenterà la candidatura di Roma. Questo è il nostro progetto che presentiamo e che speriamo possa essere sposato dal comitato, perché l'idea nostra è fare immagine e comunicazione e comunicare a livello mondiale utilizzando chi prima di noi è stato un grande e ci dà la possibilità di essere riconosciuti ad oggi in tutto il mondo. Grazie.